rivedere molte cose, la cacciata di Monti e fare un ragionamento forte per quanto riguarda il lavoro, le pensioni, un discorso economico fondato praticamente non solo sulle banche. È passato un anno, non si è visto niente. Non è possibile che questo governo abbia dato 10 miliardi di euro a una banca spagnola, 2 milioni e mezzo di euro al Monte dei Paschi con i soldi dell'UMO, dei soldi dei lavoratori. Questo non è possibile. Se noi siamo in Europa, l'Europa va rispettata in tutto. I salari d'Italia sono più bassi e le pensioni. Questa grande manifestazione deve servire a dare una scossa a questo governo, a rivedere posizioni. Saremo in tanti, non ci fermeremo affinché si metta in piedi un progetto serio per questo paese. Anche i vigili del fuoco, perché siamo qui che noi siamo colpiti come e più degli altri da queste politiche di questo governo. Ci dicono governo tecnico, ma secondo noi non è differenza fra un governo di destra e un governo di sinistra che attacca la popolazione, che attacca il popolo. Noi siamo qua perché non vogliamo rendere innanzitutto un servizio alla popolazione. A 62 anni ci dicono che dobbiamo andare in pensione. Come facciamo noi a 62 anni andare a soccorrere il popolo? Monti ci sta buttando in mezzo alle pezze, ci sta buttando la, ci vuole togliere l'incentivo, ci vuole togliere tutto, l'incentivo pure, io lavoro all'Inpitalia, l'incentivo, i progetti locali, tutto ci vuole togliere. Monti se ne deve andare, deve andare a bere champagne. Devono andare a rubare, vanno a rubare, se ne devono andare tutti, Monti pure. Lei sta picchiando il presidente. Chi cazzo se ne frega? Ci sono ancora molte tende da noi, ci sono ancora molte tende di privati e non hanno casa, non sono arrivati i container. Errani ha fatto delle promesse che non sono state mantenute e il governo per la prima volta sta trattando un terremoto come un terremoto di serie B, dando solo l'80% invece del 100% dei danni subiti. Perché gli emiliani si sono comportati meglio degli aquilani? No, no, assolutamente, anzi tutt'altro, cioè passa questa cosa qua, che l'Emilia è ricca, l'Emilia è forte, gli emiliani sono bravi. Non è assolutamente vero, gli emiliani sono come gli aquilani. Vedo che ci sono tanti giovani ed è bene che siano loro a decidere del loro futuro e in maniera condivisa e partecipata e non dall'alto come vogliono fare ora, imponendoci il loro potere attraverso il monopolio del denaro. È chiaro che lui è stato messo lì attraverso un colpo di Stato voluto da un altro rappresentante della borghesia che è Napolitano ed è stato messo lì per difendere gli interessi delle banche. Libera! No! Monti sta distruggendo soltanto l'Italia e gli italiani medi e anche quelli che si consideravano meglio altri, li sta portando alla povertà. In che modo? Facendo delle leggi in cui si toglie il lavoro. Togliere il lavoro vuol dire portare la miseria generalizzata, non a caso stanno chiudendo fabbriche, imprese, piccole aziende, artigiani, perché nessuno ha più nulla, è una spirale alla rovescia che porterà alla distruzione dell'Italia. In questo senso è un vampiro, contro quello che aveva promesso. Quando è arrivato aveva detto che lui sarebbe stato equo. Ecco, allora dimostri di essere equo. Ma a Mirafiori sta succedendo che gli operai sono tutti in cassa integrazione, quasi tutti. Lavorano pochissimo, qualche giorno al mese i più fortunati. E sta succedendo che forse i lavoratori cominciano a capire che Marchionne ha raccontato loro un sacco di balle, un sacco di bugie. Ha fatto tante promesse, non ne ha mantenuta neanche una. Non ci sono modelli nuovi e inoltre c'è il sospetto che voglia portare via tutto dall'Italia. Per cui la situazione è drammatica, ci sono migliaia di lavoratori che soffrono per il poco reddito che si porta a casa con la cassa integrazione. Se a questo aggiungiamo che la riforma delle pensioni ha spostato più in là il traguardo per chi magari aveva qualche anno ancora da fare, avremmo fra qualche tempo dei lavoratori che dopo aver subito quest'onta rischieranno di rimanere anche a casa senza un lavoro e senza la pensione. Tagli, non è possibile considerare la sanità come merce, siamo persone.
e anche tutti i contratti prevedono una clausola che bisogna andare nella sanità privata piuttosto che in quella pubblica. Tutti i contratti sono fatti così. Scuola statale prima che pubblica, perché la scuola deve essere statale, la scuola è statale di tutti. La prima cosa è la democrazia. Classi di 30 ragazzini, non si può insegnare in classi dove ci sono 30 ragazzini, non si può tagliare gli organici in questa maniera. Non si può fare quello che stanno facendo con insegnanti inidonei per motivi di salute gravi, li stanno rimettendo in classe o li stanno facendo scegliere altre cose. Io sono un dipendente civile del Ministero della Difesa e so che stanno togliendo posti di lavoro nell'ambito civile e stanno spendendo sempre più in tecnologia legata agli armamenti. A me come cittadino, come lavoratore, sinceramente non mi fa sentire bene. Cioè, era stata preventivata una diminuzione di 10.000, diciamo 10.000 operai del settore nell'arco di 10 anni, poi è arrivata la spending review e questo processo di smaltimento di personale è stato accelerato. Praticamente in 2 o 3 anni dovranno essere portati fuori dal mondo del lavoro nel Ministero della Difesa circa 3.000 persone. Taranto è imprigionata da 52 anni, noi reclamiamo per la nostra dignità e il nostro futuro. E deve essere libera da tutti, è finita la rivoluzione industriale. Taranto può avere un grandissimo futuro e può essere presa ad esempio per una nuova strada, una nuova realtà, una nuova vocazione economica per tutto quanto il nostro paese, che è fatto di arte, cultura, storia, tradizioni. Una città meravigliosa, stupenda, che invece viene limitata ad avere 192.000 persone, di cui il 40% sono disoccupati e sono soprattutto malati. Noi vogliamo riprenderci un nuovo futuro e sicuramente sarà d'esempio a tutto quanto il paese. Di chi non ha voluto investire, di chi ha rubato, di chi ha mangiato, di chi ha sperperato denaro e di chi continua a rubare.